Eccoci ormai tutto pronto per partire, siamo in diretta dallo stadio Vittorio Angelucci per raccontarvi la seconda giornata di ritorno, il Collesario che oggi ospita la Wospak Italy. Un saluto da Lorenzo Almanno di Flash Sport. Risultato finale sullo 0-0, quindi sicuramente una partita molto importante anche dal punto di vista morale per la squadra di Cristalli Stefano, che oggi si presenta con Capasso Maria tra i due pali, a seguire D'Amore, Ladetto, Arenella, Lutero, Russo, Fraticelli, Giannone, Campi, Gallo e Luciani. Risponde Maurizio Francesco schierando Di Paolo Daniele tra i due pali, a seguire Frattesi, Gabriele, Sica, Di Paolo Cristian, Jacquet, Alzari, Marulla, Andreoni, Ruggiani e Miracapillo. Attualmente il Colle Saladio difende, eccoli, stanno facendo il loro ingresso in campo. L'attesa è quasi terminata. Wospak che si presenta con la divisa bianconera, risponde il Colle Saladio in maglia bianca, calzoncini bianchi e calzettoni gialli. Taglie Colle Saladio! Un saluto qui a noi dalla tribuna. Salutano i due capitani, ora il sorteggio, tra pochissimo vedremo chi darà il via alle danze. Si chiedono ok ai portieri, stiamo per iniziare. Parte ora il primo tempo. Ruggini il primo a toccare il pallone del Colle Saladio. Marulla, il movimento in verticale di Campi, complicato l'ingresso, va a dare una mano Fraticelli, Campi che allontana, buono qui l'aggancio sulla linea mediana, 2 contro 1, arriva il raddoppio, la Wospak disimpegna sulla tre quarti, poi cambia gioco, tocco di D'Amore, qui non controlla benissimo il pallone. Arenella allontana nuovamente, accoglie a centrocampo Luciani, ma deve ricostruire perché c'è la marcatura di Ruggini. Sica, tocco morbido per il capitano del Colle Saladio. Buono il taglio in diagonale, Gabriele cerca una trama offensiva, si gira, attenzione perché se ne sta andando Andreoni, riesce a rientrare in tempo Arenella. Jacquet, Ruggini di prima verso il centrocampo del Colle Saladio, che si inizia a disporre per coadiuvare una manovra offensiva, l'anticipo qui di Arenella Alessandro che cade a terra, ma è tutto regolare. Wospak che allontana, ancora in progressione offensiva, il raddoppio di Gallo che però non viene gestito bene, pallone che si allarga per Andreoni, è buono per Miracapillo, stoppata la prima offensiva, anche la seconda. Si allarga verso Gabriele, tocco centrale, attenzione qui alla spallata, niente da segnalare, Fraticelli Tommaso può proseguire. Di Paolo va col lancio lungo, riesce a metterci una pezza Russo. Gabriele cerca di accentrarsi, la numero 3 del Colle Saladio. D'Amore, attenzione perché non riesce a stoppare Andreoni, forse deve commettere fallo, ma la palla entra in porta, la deviazione di Andreoni che spegne la palla sul secondo palo, portando in avanti il Colle Saladio. Tale per il Colle Saladio, la palla in aria, attenzione perché lascia troppo spazio per il gol di rovesciata. Parte il cross Jacquet, raso terra, attenzione, il pallone che rimane lì e viene chiuso in porta, arriva il raddoppio del Colle Saladio che viene a festeggiare sotto la tribuna. Marulla a chiudere la palla in porta, a consolidare il vantaggio del Colle Saladio, 2-0. Gabriele, poi Ruggini. Di Paolo fraseggia ancora il Colle Saladio. Jacquet
Punto in verticale, si innesca il movimento, poi la soluzione a distanza di Andreoni e la chiusura splendida di Capasso, che con un tuffo plastico riesce ad allontanare il pericolo. Ad ogni modo parte Di Paolo. Diaria, tocco troppo timido. Si allarga al Sai, attenzione, sfiorato qui il 3-0 per un soffio. Stava per sibilare il secondo palo. Tacco. Cambia la cieca, riesce comunque ad appoggiare per Iaria, a filo con la linea di out. Cerca di saltare Azzari, ancora Iaria, prova ad accentrarsi in mezzo. Pallone altissimo, cerca di controllarne il rimbalzo Marotta. Poi qui scontro da due, tutto regolare. Prova ad andarsene Campi, ancora Campi. Qui vittima del contrasto, ma è tutto regolare. Solo tra due. La Vospac mantiene ancora il possesso, larga per Greco sulla fascia sinistra, in mezzo per Di Paolo. Profonda in testa, disimpegna Arenella, ma fa fatica ad allontanare la Wospak, troppo spazio qui da fuori area. Capasso sempre reattivo tra i pali, ne approfitta Marotta, che trova però poi il sentiero bloccato. Insiste ancora sul binario di sinistra il Colle Salario, cerca di accentrarsi, trama intercettata dalla Wospak. Campi accorcia le distanze con Greco, ora sul sentiero di sinistra. Ancora Greco cerca di farsi spazio per calciare, ci pensa alla conclusione di Giannone, che però incontra solo la linea di fondo. Stentella prova ad andare al tiro, troppo indietro il corpo del numero 13, conclusione alta sul fondo. Arenella si allarga con la detto. Ancora la fascia sinistra, ancora l'ha detto. Prova a servire il tocco, attenzione all'area qui con il mancino di Marotta, che però è stato infastidito. Quindi la tiro troppo debole per poter impensierire Di Paolo Daniele. E su questo chiusura difensiva si chiude anche il match. Prevale il Colle Salario per 2-0, si chiude qui questa seconda giornata di ritorno e dunque sconfitta per la Wospak, che rimane ancora con 20 punti in campionato. Noi vi ringraziamo per averci fatto compagnia in questo match qui dallo stadio Vittorio Angelucci. È tutto, un saluto da Lorenzo Almanno, Flash Sport.